Ma il marito dov'è? Il marito è a Bologna e poi non so se riuscirà a passare, perché forse dovrà tornare velocissimamente al lavoro per risolvere delle questioni molto importanti. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore. Con Agnese siamo andati a Genova, da Renzo Piano, e gli abbiamo detto: ci dai una mano nella tua veste di senatore a vita a impostare un ragionamento dei prossimi anni e decenni? Non ne vedremo i risultati? Pace. Pace, non è un problema, non si fa politica soltanto per l'immediato. Grazie ad Agnese per aver sopportato la fatica di questi 1000 giorni e grazie per come ha splendidamente rappresentato il nostro paese. Grazie ai miei figli. E grazie anche a tutti voi. Anche se ringraziare i giornalisti alla fine, Filippo, è quasi una cosa impossibile. Sono stati 1000 giorni che sono volati. Viva l'Italia, in bocca al lupo a tutti noi.